One, two, three. Manca una settimana alle elezioni e siamo qui a darci sostegno, a confrontarci e a chiedere ai cittadini attraverso voi un voto. Sono qui quindi come rappresentante del partito a spiegare per quale ragione noi chiediamo questo voto e se ne abbiamo titolo e merito, perché poi a chiedere lo fanno tutti, ma il cittadino uno deve votare. Ecco, già questo è il primo dei problemi. Potesse il cittadino votare secondo coscienza, potesse votare opportunamente informato, saremmo già in una democrazia evoluta. Il primo problema nel nostro paese è proprio questo, che purtroppo il cittadino viene spesso, troppo spesso disinformato, viene spesso, troppo spesso messo in condizione di dover scegliere per partito preso, ma poi diciamo così, i giochi si fanno altrove. Voi pensate che questa accusa possa riguardare solo le elezioni politiche nazionali? Quello è sicuro, perché lì le liste le fanno 5 persone e quindi ognuno di noi è costretto a scegliere e può capitare come noi che ci troviamo uno scilipoti di turno e ce lo dobbiamo sorbire. Può capitare Berlusconi che si trova in ambienti di turno, quindi vuole dire. Il problema però è talmente grave, si sta così impossessando la cricca, la strumentalizzazione delle istituzioni, che anche una legge elettorale come quella comunale, che tutto sommato mette in condizione i cittadini di scegliere il sindaco, in alcuni casi di scegliere anche attraverso anche le candidature, attraverso le primarie, come per esempio qui a Cagliari, e di scegliere il partito nella lista, o meglio ancora, la lista nella coalizione, e nell'ambito della lista di scegliersi anche la persona. Quindi voglio dire, beh, tutto sommato. Poi vai a scoprire che a Milano e a Napoli, che sono le due maggiori città dove si vota, il candidato capolista è Silvio Berlusconi. Uno dice, ma che direbbe di Pietro, che c'è a sé? E lì capisci che, come diceva l'amico Federico, gabbato santo. Allora, cosa voglio dire questo? Voglio dire, è questo il primo dei problemi, è proprio quello di smetterla con questa idea di utilizzare le istituzioni per farsi gli affari propri. Perché l'anomalia fra la prima e la seconda repubblica, non lo dico solo io, l'ha detto prima di me proprio oggi, mezz'ora fa, Nichi Ventolo, in un'altra trasmissione, in un'altra, diciamo così, manifestazione, ha detto: quelli della prima repubblica erano giganti rispetto a quelli di adesso. Ora, io mi ricordo quanti giganti ho mandato al purgatorio, però la gravità tra allora e adesso effettivamente c'è, perché allora c'era almeno il senso della vergogna. Adesso non c'è manco quel mondo, perché me ne ritrovo tutto lì adesso, quando vai sul transatlantico li incontriamo tutti, vero? Sempre nel corridoio della procura, quindi non ci torna. C'erano questi due ex prima repubblica transitati nella seconda, in cui uno davanti all'altro dice, ma io so come stanno i fatti, ma io l'ho visto di prima persona, io sono stato condannato una volta. E l'altro risponde, sì, io tre. Cioè, voglio dire, è diventato uno status symbol. Voi andate a vedere, cioè l'idea stessa, no? L'idea stessa, che un atto di corruzione politica, credo sia la più grande che sia stato commesso ieri, passi come rimpasto. Ma quale rimpasto? Quello è il pagamento di una tangente politica. Tu sei stato eletto. Con i voti di brave persone che ti hanno dato la delega
e te lo vai a vendere, te lo vai a vendere per 30 denari per avere il posto sottosegretario. Che rimpasto è questo? È stato purtroppo buono il Presidente della Repubblica che gli ha detto almeno andate a richiedere l'autorizzazione al Parlamento. All'inferno dovrebbe andare, è peccato mortale. La politica è diventato un mestiere, un modo per sistemare se stessi, i propri affari, un modo per dividere tra quelli che si devono mangiare la torta e quelli che devono essere vigliette buttate all'angolo. La politica è diventata uno strumento di potere a tal punto che il cittadino, anche il buon padre di famiglia che deve pensare alla famiglia, deve chiedere per favore quelli che gli spetti di diritto. Questo è il dramma. Cioè, se voi riflettete per un attimo solo, no? ma manco Lukashenko, che per la Russia non neanche conosce, fa queste cose. Allora, cioè, questa, un giorno si sveglia, commissiona un sondaggio. Il sondaggio dice, qui, questi cittadini italiani non le vogliono le centrali nucleari. Allora dice, io faccio una legge, e lo dice lui, e lo dice pure davanti a un altro capo di Stato. E c'è pure la sfacciataggine di dire perché lo dice. Siccome in Italia la Costituzione dice che i cittadini decidono cosa fare, in Italia i cittadini, un sondaggio mi dice che il referendum deciderebbe il contrario di quello che ho deciso io con una legge. Allora sai che faccio? Faccio una legge per 3-4 mesi, per non fare il referendum, finito il referendum, passato il referendum, faccio la legge come voglio dire. Allora, addirittura lo dice davanti a un altro presidente dell'Unione Europea, di uno Stato dell'Unione Europea, e anche quell'altro ci poteva fare, anche là ci rideva lui, che ci dice? Allora, voglio dire, manteniamo in piedi pure i contratti, ha detto, ve lo ricordate? Ma come mantieni in piedi i contratti? Se c'è un cittadino che ti dice che non lo devi fare, tu dici, hai già preso la gente, cosa hai fatto? Perché ho fatto questa domanda? Perché ho fatto questa premessa? Immaginatevi, tra un giorno, un anno, quando si va a votare le politiche, Dio non voglio che faccia un sondaggio e che un sondaggio gli dica che alle politiche perde, perché questo non fa fare più neanche le elezioni. Ma così fece Benito. Cioè noi stiamo giocando e scherzando col fuoco. All'inizio nasceva tutta all'insegna della guasconeria, ve lo ricordate? Camicia nera. Uno sbaglio, hanno preso, avevano eletto un sindaco che non aveva capito che doveva rubare per far sindaco, l'hanno mandato a casa subito, non hai capito che concetto? Qui a Cagliari, voglio dire, è ora del cambiamento, e grazie a Dio qui ha funzionato pure l'istituto delle primarie, e quindi c'è proprio uno, come si può dire, un ricambio di classe dirigente voluta dalla città. E l'Italia dei Valori è il partito che più di tutti si può proporre in questo senso, non fosse altro che per il fatto che noi siamo nati nel 2000, quindi a noi non ci possono considerare di vecchio stampo ideologico. Noi siamo nati 10 anni dopo la caduta del muro di Berlino, siamo nati quando il capitalismo ha finito, il capitalismo padronale, ed è cominciato quello del, e vogliamo portare avanti quello del capitalismo solidale. Siamo una formazione politica che vogliamo mettere insieme libertà ma anche solidarietà, non libertà di fregarsi tutto. Vogliamo, noi quando diciamo che vogliamo far pagare le tasse a tutti non è perché ci abbiamo la fisima, è perché vorremmo farlo passare a tutti le tasse, è perché ci rode le scatole a vedere che poi alla fine le tasse le paghi sempre l'operaio, il pensionato o l'imprenditore onesto, e quelli disonesti non le pagano mai. Noi vogliamo che l'imprenditore e il lavoratore ritornano ad avere quell'afflato di rapporto di fiducia fra di loro, perché abbiamo bisogno di tutte e due, non c'è lavoratore senza imprenditore e non c'è imprenditore senza lavoratore. Questo vogliamo, e per creare tutto questo bisogna che noi premiamo gli onesti e diciamo così, isoliamo i disonesti, esattamente per il contrario di quello che stiamo facendo adesso. Attualmente avete visto anche il provvedimento che è stato fatto ieri, sul provvedimento economico che hanno fatto ieri. Cioè, dobbiamo sburocratizzare, quindi la prima cosa che hanno fatto, hanno detto, quando si fa una verifica fiscale non deve durare più di 15 giorni, dipende, può darsi che sono pure troppo 15 giorni, ma io credo che se vai a fare una visita fiscale al gruppo Fininvest non ci basta 15 giorni, ma anche per fare l'elenco, cioè, perché ce n'avrà un mare, o piuttosto che a Leni, piuttosto che, cioè dipende a chi lo vai a fare, non è questo il tema.
Ma poi hanno detto, attenzione, se fai una verifica fiscale non ne puoi fare un'altra se non dopo un certo periodo di tempo. E non ho capito, uno dice, dai, fammi questa verifica fiscale così domani mattina posso rinunciare. Cioè, il problema non è nel sistema dei controlli, il problema è che non devi commettere reato, non deve essere controllato. L'idea stessa di volere uno Stato senza controlli è un'idea già di per sé da regime. Perché è chiaro che a quel punto i controlli ci stanno soltanto verso i piccoli e non verso i grandi. Io vengo, ripeto, vengo da Orbito, poi ho chiesto, ma poi alla fine perché ti hanno buttato fuori? E perché volevano far diventare questa lottizzazione che era di proprietà del socio, dell'amico del socio. Cioè, Madonna santa, ma le istituzioni sono diventate un'occasione per se stessi. Mo mi faccio una legge per non farmi processare, mo mi faccio un'ordinanza o una lottizzazione per sistemare, per trasformare il terreno edile della mia amante in terreno per costruire, e insomma è così via. Cioè c'è un meccanismo che sta invadendo e pervadendo tutto il nostro paese. Oh, è la Sardegna, mamma mia. Allora c'è bisogno di tutto questo. C'è bisogno di mandare un messaggio forte e chiaro in questo senso. In un ricambio di classe dirigente. Qualcuno ci dice, ma poi voi perché dell'Italia Valori avete scelto il centro-sinistra? No, per un motivo molto semplice. Noi non abbiamo nulla contro le destre moderne ed europee. Abbiamo scelto di stare da quest'altra parte. Ma vorremmo confrontarci con una destra europea dall'altra parte che ha un progetto e un programma comunque che propone ai cittadini, non propone per la cricca e per la P2. Allora, stabilito questo, io perché sto da questa parte? Ci starei comunque anche se non ci fosse Berlusconi. Perché non possono pagare? Quelli che possono pagare saranno andati pure a scegliere la scuola privata che vogliono, in Italia, all'estero, da noi. Ma quello che non se lo può pagare, perché il figlio dell'operaio deve partire in modo anticappato rispetto al figlio? Io mi sono formato in seminario, non mi sono formato alle frattocchie. Però in tanti temi le ritrovo in un spirito di solidarietà. Ah, io bambino non ho nulla contro la sanità privata.